Ritornano gli screening, in questo caso a Castellalto, dove la mattinata è stata dedicata agli studenti e al personale. È un modo per prevenire eventuali nuovi contagi in famiglia e per tenere in sicurezza i ragazzi. Uno screening per le scuole in un momento un po' delicato e quindi vogliamo far stare le famiglie tranquille. Oggi facciamo questo screening per le scuole, tempo pieno, tempo modulo e le medie. Ciò permetterà anche di tenere monitorata la situazione del comune e di avere una panoramica per quanto riguarda la circolazione del virus su quella fascia di popolazione. Allora, l'importanza è notevole in quanto riusciamo ad avere una foto uniforme di tutta la situazione Covid sulla popolazione scolastica, che in pratica rappresenta al momento la maggior criticità sul nostro comune per le positività che ci sono state negli ultimi giorni. Per cui avere una foto di tutta la popolazione aiuta anche nel limitare la diffusione. Possiamo dire anche che la situazione sta gradualmente migliorando perché ieri comunque ci sono stati delle persone negativizzate che fanno tirare un sospiro di sollievo al comune. Sì, difatti la bella notizia è che da 52 siamo tornati indietro e quindi questa è una bella notizia, cominciamo a regredire un po', quindi è una cosa importante per il nostro territorio perché i numeri in alcuni momenti non erano tanto clementi, quindi adesso speriamo che le cose vanno meglio. La prossima settimana si cercherà anche di avere un quadro più ampio per quanto riguarda la popolazione del territorio, organizzando uno screening aperto a tutti. Stiamo valutando insieme ai medici di fare una giornata presso la Val Tordino di tutto il territorio di tutti i cittadini di Castellalto, quindi giusto per monitorare e per stare più tranquilli tutti quanti, quindi facciamo un monitoraggio su tutto il territorio e lo faremo presso la Val Tordino.